Ciao a tutti e a tutte, benvenuti su The Book Hunter. Io sono Miria e oggi ci occupiamo ancora di libri grazie a un tag. Se tutto è andato bene, questo dovrebbe essere il secondo video che vedete oggi, perché è il 31 e come sempre di solito faccio uscire un video a tema, invece questa volta capita proprio tra l'altro anche Indie Books, vabbè tra l'altro è logico, è l'ultimo del mese, e quindi quello non ho potuto fare una lettura a tema, è sempre giallo però non è esattamente quella, quindi perché non fare questo bellissimo tag che richiama proprio quelle vene autunnali come solo la zucca sa fare. Il tag è stato creato da Elena Monti e Maria Chiara De Battisti, forse la De Battistis, forse la conoscevate meglio come Facciamo un salto in libreria. Elena Monti devo dire che non la conoscevo, quindi sono andata a vedere anche il suo tag, devo dire che mi piace molto come parla di libri e quindi credo che la seguirò con piacere. Tra l'altro abbiamo anche qualche libro in comune in questo tag. Dunque, è un po' fatto all'ultimo secondo perché avevo deciso di non farlo perché come tempi non riuscivo. Poi alla fine ho visto che la facevano in tante e mi piaceva, non avevo niente per proprio oggi e quindi ho detto lo sto quindi arrabattando un po' in fretta e furia. Mi sono scritta le domande qua, non ho i libri con me, quindi li vedrete sempre qui a fianco a me, perché come sempre i libri letti li ho in un'altra casa e quindi visto che il video l'ho voluto girare, proprio girare, editare e pubblicare tutto in un botto, non li ho qui, a parte uno, che non è esattamente un libro letto, ma qua è un vabbè, capirete dopo. Quindi direi di procedere col tag, visto che non sono tantissime domande, ma credo che ci sia parecchio di cui parlare. Io l'ho già visto, non ho ancora finito. L'ho già visto anche in altri canali, come vi dicevo. E, ho visto che ne hanno pubblicato anche delle altre mie booktuber preferite, non ancora le ho visti tutti però, e quindi adesso non so i libri che hanno messo, li andrò a vedere comunque dopo, e quindi ho detto cavolo, anch'io voglio farlo, e quindi eccomi qua, vabbè, piccole fisime mie. Allora intanto se volete salutare Isidoro, eccolo qua, sembrerà sempre la stessa scena tutti i giorni perché lui si piazza qui a pomeriggio e non si scrosta più fino a sera. E dopo la sera arriva l'altra, quindi si danno il cambio, non stanno insieme molto spesso, vabbè, sono piccoli dilemmi felini. Vabbè, andiamo al tag. Allora, sono 6 domande, ovviamente tutte a tema autunno, quindi libri letti o che vorrei leggere comunque con queste vibes autunnali. Domanda numero 1, Pumpkin Cake. Adesso io qui le ho fatte un po' molto velocemente, quindi forse non sono esattamente quelle. Comunque, si tratta di un libro, un autore, un'autrice che sono un po' la nostra comfort zone, quindi come una torta di zucca che è bella soffice, quindi una cosa gustosa, un libro gustoso, soffice, insomma. Io l'ho interpretato in due modi, quindi sia come comfort book, sia come proprio livello di sofficità, di libro caldo e avvolgente. Dunque, comfort book, come sapete bene, la mia zona di comfort non è una zona di comfort per molti altri, perché di solito sono letture fantasy o comunque a tema un po' horror, un po' paurose. In questo caso volevo citarvi uno dei miei must, di cui spero che escano gli ultimi due libri, ormai chi mi segue ormai sarà uno dei miei tormentoni, quindi che libro sarà mai, anzi che libri sono mai?
sono Le cronache del ghiaccio e del fuoco di George R. R. Martin. Il mitico zio Martin che ci sta facendo aspettare, non da pochi anni, ma ormai da un bel po', l'uscita degli ultimi due volumi, in cui spero ancora che escono prima che sparisca da questa faccia della terra, che tolgano l'ultimo brivido di orrore che ho avuto nelle stagioni della serie TV. E uno perché mi piace, innanzitutto. Mettiamo un velo pietoso sul resto perché altrimenti sto qui a parlare solo di quello. E mi sono piaciute perché è un libro con molto da dirci, cioè a parte l'universo che in cui è, quindi questa terra che si somiglia molto al nostro mondo, un continente contro l'altro, un continente occidentale, uno orientale. Gli intrighi di potere, tutti i vari intrecci amorosi, non amorosi, di guerre, battaglie, sangue, magia, draghi, che quelli ci stanno sempre. Insomma, c'è un po' tutto quello che mi ha catturato e mi piace del genere. E nonostante ci siano tantissimi personaggi, tu ti ricordi di tutti, perché ognuno è sfaccettato, lo riconosci, lo riconosci. Poi queste storie sono fatte a punti di vista, quindi ogni capitolo è narrato da uno dei personaggi, quindi non abbiamo uno scrittore onnisciente, ma ognuno vi racconterà la sua storia come la vede. E questo è il bello di Martin, e anche il caos di Martin, perché abbiamo quindi questi diversi punti di vista della stessa storia. E non sappiamo chi è che ci racconta la verità, o se magari tutti hanno un pezzetto di verità e quindi dobbiamo andare a scremare. Questo è proprio il bello di Martin, di riuscire a capire dove ci condurrà, perché ci ha già dato tutti gli indizi per come finirà la storia. L'ha sempre anche detto anche lui, e in alcune sue storie è possibile andare a pescare alcuni dettagli, e più sapere quali sono i dettagli che saranno poi quelli veritieri. L'altro libro invece, che è più un comfort book, magari un po' più tra virgolette normale, nel senso che è quel libro coccola proprio veramente, qui vi cito Le ricette della signora Tokue di Durian Tsukegawa, spero di averlo detto bene. Un libro che scalda il cuore perché è una storia ambientata poi nelle diverse stagioni, si vede il ciliegio che fa i fiori, tutti i petali rosa che scendono, e c'è questa adorabile vecchina che sa cucinare in modo eccellente dei dolcetti molto tipici della nazione, fatti con una marmellata di fagioli. E il suo rapporto con gli altri due protagonisti, una studentessa e un uomo adulto che ha deciso di riuscire a migliorare migliorare se stesso cucinando e invece fallendo miseramente, e sarà proprio questa donna a dargli una mano per essere migliore anche come cuoco e quindi procedere meglio in questo suo nuovo attività lavorativa. Domanda numero 2. Pig Pumping. Quindi qui si parla di un bel mattonazzo autunnale. Quindi che sia per la copertina, che sia per la trama, un po' per tutto. Qui c'è l'imbarazzo della scelta. Dunque, fra quelli che mi ispirano più autunno è sicuramente lo Hobbit, o il tesoro ritrovato, insomma, quella parte lì. Perché nonostante comunque sia ambientato in diverse stagioni, mi dà sempre quell'idea del bosco autunnale, con quelle sfumature arancioni, rosse, con quelle foglie secche che scricchiolano. E questi piccoli hobbit che viaggiano in questo mondo fatato e magico.
Poi, rimanendo sempre in tema magico, adesso questi non sono proprio gli ultimi, questi due che vi cito non sono proprio dei mattonazzi, però sono belli corposi. Sicuramente L'ombra del vento di Zaphon, di cui fino a che non l'ho letto io pensavo che fossero storie per bambini. Mai idea più sbagliata. Zaphon mi ha preso moltissimo, è un autore che vi consiglio di leggere. Ne ho un altro di suo da qui tra la mega pila dei libri da leggere, che prima o poi verrà anche il suo turno. Sono atmosfere magiche in questa Spagna cupa e post seconda guerra mondiale, insomma. Quindi c'è anche qui un po' di tutto, c'è una bella trama, è cupa, è allegra in altre parti, cioè sono storie di amore, storie di odio, storie di violenza, insomma c'è anche qui una bella tanta carne a fuoco. Invece un'altra storia che non è fantasy, non ha il tocco gotico, è invece Pastorale americana di Philip Roth. Nonostante non l'abbia apprezzata bene, ciò non significa che Philip Roth sia un autore da evitare, anzi, assolutamente. Non rientra nei miei preferiti, ma questo non vuol dire che la storia non mi sia piaciuta. Avrei voluto che approfondisse altre tematiche, ma ha comunque saputo colpirmi. Le vicende di questa ragazza che delude il padre e viceversa, e il padre si sente colpevole di non essere stato abbastanza a fianco di sua figlia per farla crescere nel modo corretto che come avrebbe voluto lui, ecco. Insomma, tutti i vari personaggi hanno un ruolo fondamentale nella formazione di questa ragazza, oltre a se stessa, ovviamente. Altri libri con vibes autunnali, e tornando a mattoni, sicuramente Il nome della rosa. Il nome della rosa per me è autunno. So, queste certose gigantesche con queste biblioteche immense, mi viene in mente questo monastero in una montagna, monastero, grande abbazia con questa biblioteca enorme, insomma, circondata da un bosco autunnale. Rimanendo sempre in tema mattonazzi e autunno, l'unico libro che ho qui con me è questo, perché lo volevo leggere e rileggere in parte, perché è questo volume di Dracula. Non è solamente il Dracula di Bram Stoker, ma raccoglie anche un'analisi e uno studio di tutta la storia, quindi dei vari personaggi, delle ambientazioni, cosa ha ispirato Bram Stoker, quali altri libri a cui fare riferimento dopo di lui e prima di lui. Vampiri di altre nazioni, tipo quello islandese, e insomma c'è un po' di tutto, è una bella analisi del mitico Dracula. Domanda numero 3, se andiamo in sto passo finisco domani e ormai è andato Halloween. Domanda 3, Milk Pumping, qui è un libro che ti ha trasmesso molta passione e ti ha tenuto incollata alle pagine. Dopo comunque avrete le domande scritte bene qua sotto, io adesso ce le ho solo appuntate qui. Comunque un libro con una trama che ti ha saputo appassionare e che ti ha coinvolto molto. Allora, sicuramente ci sono due letture della vita che mi porterò sempre con me e sono legate a due sorelle, le mitiche sorelle Bronte. Uno è Cime tempestose, che nonostante non abbia apprezzato la storia in sé, è comunque, come Philip Roth, un imprescindibile. Queste vicende di odio, soprattutto di tormento, e di un amore sbagliato, il concetto più sbagliato dell'amore è proprio quello che c'è fra i due protagonisti. Ma le atmosfere sono sempre un po' cupe, tenebrose, sono molto legate, come
vedrete anche nell'altra sorella a cosa accade ai personaggi. In effetti l'altro libro di cui vi parlo è Jane Eyre, ovviamente dell'altra sorella Bronte, di Charlotte Bronte. E anche qui infatti il clima segue molto i sentimenti e cosa succede ai personaggi. Qui abbiamo la figura di Jane. Jane è una ragazza, poi una donna, che va al di là di quello che è il concetto di donna di quell'epoca. Vuole essere identificata come lei, un individuo, e quindi non si lascerà convincere da altri a fare le cose che vengono imposte, ma sceglierà di fare quello che è giusto e quindi seguirà anche la sua felicità. E questo è il messaggio molto bello che mi è piaciuto molto di Jane Eyre. Domanda numero 4. Queste le avevo invertite. Allora, Pumping Bread. Un libro che ti ha iniziato come lettrice, quindi qui si va un po' indietro nel tempo. Allora, vi ho già parlato che una delle mie prime letture è stato un Pinocchio, in una edizione gigantesca illustrata proprio per ragazzi, molto carina. Ma in questo caso volevo parlarvi di un altro libro che per me è stato uno di quelli che mi ha segnato come lettrice ad amare la lettura. Ed è stato Le streghe di Roald Dahl. Le streghe di Roald Dahl, oltre a farmi una grande paura, perché queste streghe sono veramente mostruose, niente a che fare col film che è uscito ultimamente, mi ha inquietato molto come bambina, mi ha fatto ridere tantissimo e quindi apprezzare ancora di più la lettura. Infatti dopo ho letto anche Tre uomini in una barca, insomma tutte storie che comunque hanno un tono anche scherzoso, ma comunque sia ti invitano ad andare avanti con la lettura. Domanda numero 5, Pumping by Cookies. Autore, autrice di cui un libro tira l'altro e vorresti leggere tutto quello che hanno scritto, che ha scritto. Allora, non vi citerò sempre la solita Amelino Tom perché ormai penso che ne avete le scatole piene, però comunque è un'autrice che voglio leggere assolutamente. E un altro sicuramente, che vi ho già citato diverse volte, è Murakami. Dico fino adesso ho letto il libro, ma ne ho già recuperati altri due nel frattempo. E quindi sto solo cercando di incastrarlo con le altre letture che mi chiamano. Che è difficile perché tanti mi stanno, in questo momento mi stanno chiamando veramente in tante letture e non posso leggerle più di un libro insieme a me perché dopo mi vado, non riesco insomma, poi è un periodo lavorativamente parlando molto intenso e quindi riesco di fare troppo caos, quindi sto cercando di dividere abbastanza. L'unica lettura che sto portando avanti insieme a altre sono i racconti di Miss Marple perché quelli posso leggerne uno così quando ho proprio 5 minuti e leggermi un racconto andando avanti, quindi quello è più leggero. Quindi non vi cito i soliti di chi vi parlo. Allora, vi parlo di un duo che ho scoperto veramente da poco, ma di cui sto leggendo praticamente tutto quello che sta uscendo, cioè il duo Costantini e Falcone, sono due scrittrici italiane, già all'attivo da diverso tempo, ma pochissimo conosciute. Si dilettano soprattutto in thriller, ma non solo, perché nella loro bibliografia trovate di tutto, trovate storie d'amore, trovate western, c'è veramente di tutto. E uno sicuro che vi consiglio è Trappola Boscolungo, che è una storia autoconclusiva, quindi non è una serie come poteva essere quella, il thriller, no, il thriller noir, il giallo a noir, il noir a colori, che invece lì è una trilogia. E poi fra un po' leggerò qualcos'altro di loro, un'altra loro storia. E quindi vi saprò dire. Un altro autore che mi ispira molto, almeno per ora anche qui ho letto solo un libro, mi ha incuriosito, però soprattutto mi ha incuriosito la sua vita. E vi sto parlando di Patrick Dennis. Io ho letto con Teresa e il mitico gruppo di lettura Lula Hunters, Zia Mame o Zia Mamè o come volete dirla, comunque vi lascio qui la copertina.
Sì, la storia è carina, è simpatica, c'è questa donna molto fuori dagli schemi che si lascia coinvolgere in tantissime disavventure e alla fine si farà sempre aiutare e salvare dal nipote. Ma proprio la vita di Patrick Dennis mi ha interessato molto perché è anche attore, è un personaggio molto eclettico che ha saputo trasformarsi e rendere quindi queste trasformazioni come attore anche nei suoi libri. C'è un suo libro addirittura che mi sembra scritto a due versi, quindi da una parte c'è una versione, dall'altra c'è un'altra dell'altro personaggio e mi ha incuriosito parecchio. E quindi chissà, quando ho l'occasione vorrei proprio leggere qualcos'altro di suo. E l'ultima, sì? Sì. Pumpkin Pie Swirl. Come ti lasci stuzzicare per la scelta dei libri da inserire nella wishlist? E l'ultimo inserito. Allora, come faccio? Beh, qui è facilissimo, mi faccio guidare da altri lettori, altre lettrici, quindi seguo tanti profili di booktubers, di book of Instagram. Insomma, c'è un imbarazzo della scelta perché c'è chi magari è più specifico e legge per genere, altri invece come me, molti altri che leggono un po' di tutto e magari anche titoli poco conosciuti che magari invece meriterebbero di essere onorificati di più. E quindi la wishlist è sicuramente lunghissima. Molto molto lunga, sì. Tra l'altro me la sono trascritta ultimamente in un quadernino perché ho deciso di portarmela dietro, perché se capito magari in qualche mercatino e trovo magari l'occasione di un libro usato, vado a spulciare prima di tutto su quella, perché magari colta dal momento, magari va a finire che prendo un libro che magari ho già, perché magari ce l'ho già in ebook, invece andando a selezionare lì sono sicura che è un testo che non ho. L'ultimo libro che ho inserito è a tema, ovviamente Halloween, ed è La festa del raccolto di Thomas Tryon, penso che si dica così. In questo caso sono stata vittima di Federica Frezza di Prismatic 310 che sta facendo per proprio Halloween ogni giorno un video dedicato a cucina, craft, libri, fumetti, insomma ogni volta a qualcosa di diverso. E ovviamente ha fatto anche il video books dedicato appunto ad Halloween. E la festa del raccolto è uno di quelli che mi ha incuriosito di più e che credo che sarà anche il più difficile da trovare perché lo vorrà in un'edizione particolare, cioè quella che vi metterò qua. Perché ovviamente da buona book hunter sono una collezionista e quindi mi piacciono anche i volumi un po' più ricercati da collezione, ecco. Bene, sono arrivata in fondo a questo tag, alla fine non è stato neanche così tanto lungo, dai, dovrei riuscire a rimanere entro la mezz'ora. Se qualcuno non l'ha ancora fatto, ecco. Qui vi lascio le domande, potete riproporlo nei vostri social. Se non le avete qui sotto potete rispondere tranquillamente perché i commenti sono ampi e ecco, raccolgono tutti, indifferentemente. Anzi, così mi piacerebbe sapere anche le vostre risposte. Sono molto curiosa perché nuovi titoli vuol dire altre bellissime letture da poter fare. O magari qualche titolo che mi è sfuggito e che invece rientra proprio nel mio target. E quindi io infatti i booktag per me sono un ottimo spunto, innanzitutto per parlare di libri che ho già letto, che vorrei leggere e sentire anche i gusti e i vari gusti degli altri di coloro che parlano di libri. E di solito comunque c'è qualche titolo che mi incuriosisce molto particolarmente, quindi vado a segnare nella mitica lista che ormai raggiunge 5-6 mila pagine, ma niente di serio, insomma. Sono cose normali per un lettore accanito come me, una lettrice accanita come me.
a cui che vorrebbe leggere tutto, ma è impossibile, però intanto io me lo segno, intanto me lo prendo e poi verrà anche il suo momento e conto di leggere il più possibile di quello che mi va di leggere, o comunque che ritengo che sia necessario leggere, perché delle volte non è esattamente quello che ci piace che forse vale anche la pena di leggere, tipo uno su tutti, Dostoevsky. Se era dipeso da me, dopo aver letto la prima volta Delitto e Castigo, l'avrei chiuso e abbandonato l'argomento. Invece, grazie a un gruppo di lettura, stiamo rileggendo tutte le sue opere, e almeno leggo quelle che ho disponibili, e ho fatto un quadro più generale, ho rivalutato Delitto e Castigo e ovviamente anche Dostoevsky come autore. Quindi mai dire mai nella vita, perché potreste cambiare idea e apprezzare qualcosa che fino a quel momento non vi piaceva. Chiuso parentesi, detto questo, vi auguro di fare tantissime buone letture, ci vediamo presto con un nuovo video e come sempre vi ricordo di lasciarmi un like se il video vi è piaciuto, se non lo siete di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati per le prossime uscite. Detto questo, non ho più niente da dire per oggi almeno. Ci vediamo con un nuovo video a lunedì prossimo e nel frattempo che non ci vediamo fate tante buone letture. Ciao ciao!